secondo appuntamento con la Coppa Lega Futsal Amatori Latina qui a Lapiccio, appassionati di calcio a 5 del settore amatoriale di Mondo Futsal. Si gioca la seconda semifinale per accedere quindi alla finalissima, dove già è approdata al centro sportivo La Siepe dopo la vittoria ai danni delle città di Anzio per 8-4. Tutto pronto, manca soltanto il fischio d'inizio ed è in questi istanti, arriva puntuale, si gioca e si è in palio, c'è la finale per la Coppa e poi c'è il retropassaggio con l'autorete di Sezzi Golfieri. Simoneschi con la testa, Feudi fuori dall'area, poi tenta di calciare a rete Sezzi, se ne va invece Di Mario, ancora Di Mario, il gol del raddoppio degli amatori Futsal Terracina. Resta in favore della Tecnoled, colpita per ben due volte Mancini, il gioco di campo prova a dare in avanti per il colpo vincente di Monti che riapre il match, accorcia le distanze la Tecno e Led. Trani subito apre a compasso per Simoneschi, Di Mario con il piattone, Collella in spaccata, Sezzi lotta con Simoneschi, poi esce molto bene, se ne va Di Mario, colpisce di prima intenzione. Interessante questo giocatore, quello che sta facendo vedere, poi la possibilità di Mario, nulla di fatto, ancora Pisano, Mancini gli si fa in incontro, Trani cerca di attaccarsi, poi il tiro di Mancini, la risposta di Masala, Golfieri ci mette un piede, c'è la deviazione ultima del giocatore del Tecnoled. Adesso Di Mario con la testa prova a sorprendere Golfieri, lo stoppa con il petto, Monti che mette giù, poi si avventa sul pallone Pisano spedendo il pallone fuori, Di Mario va a ricevere, è il tiro da parte di Golfieri ribattuto da Colella, Mancini arriva come un treno, ancora Monti, si avventa però Di Mario, poi se ne va e va anche a calciare. Ci dovrebbe essere una deviazione, proprio così, Pisano, Mancini, avanza, poi apre per Monti, si accentra il tiro e Masala alza con le mani sopra la traversa. Disperazione di Monti che ci riprova in un secondo momento. Pisano davanti a sé, a un uomo, poi riesce a scaricare a Monti che con il piattone la trova. E ancora Masala, palla che scavalca Frattarelli che però riesce a rimpossessarsi e dare all'indietro per Rizzo, Golfieri è la spaccata di Rizzo, però con la conclusione che termina fuori, Monti subito cavolgimento di fronte, calcio di rigore, parte Pisano, il tiro e c'è il gol del pareggio. Frattarelli, Bavaro, Mancini, si porta avanti il pallone con il corpo, poi si avvita Monti, Pisano, Mancini, si alza il pallone, poi fa partire in diagonale disperandosi, ripartiti subito forti con le due formazioni che cercano l'approdo nella semifinale e poi Colella adesso alza sopra la traversa, Golfieri con il piattone vuole sorprendere Colella, c'è Monti, gli passa dietro Mancini, poi Monti ricomincia da capo, Mancini colpisce in diagonale, prova adesso dalla distanza Sezzi che si trova sotto di una rete, batte addirittura Di Mario invece, un primo tentativo poi il secondo. E poi il fallo di Mancini, parte Di Mario e spedisce fuori il rigore a Rizzo, gli lascia spazio soprattutto per poter andarsene,
Pisano, una serie di finte, poi si accentra, prova l'angolino basso, parte la rincorsa e il tiro, e la risposta sul tiro di Frattarelli, cioè quella di Colella. Pisano, Mancini, si aggiusta poi il pallone con il destro, carica il tiro, lo fa partire Sinzaka nell'angolino basso, beffando Masala per il gol del 4-2. E poi il tiro di Frattarelli che accorcia le distanze. La rimessa laterale per gli amatori futsal Terracina. Frattarelli in mezzo, si avventa sul pallone Rizzo, ma soprattutto Colella. Feudi, Di Mario in corsa colpisce, gli si oppone Colella dal fondo. Colella con le mani in avanti, Monti lo stoppa con il petto, la rovesciata che colpisce il palo, ricomincia, poi allontana il pallone il numero 6 Sezzi e finisce qui. La coppia arbitrale decrete la fine dell'ostilità. De Clemente e Ballone della sezione Opes di Latina, che hanno diretto questo confronto. Tecno and Led batte Amatori Futsal Terracina per 4-3 ed accede in finale la formazione di Iacovacci.